Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Stati generali, il centrodestra non parteciperà, confronto solo in sedi istituzionali. Conte dice Villa Panfili lo è, se ne convinceranno. La decisione di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia durante il vertice tra Salvini, Meloni e Tajani è la replica del Premier che continua gli incontri bilaterali con ministri e capi delegazioni dei partiti. Il capitolo ospiti ci sarà anche Ursula von der Leyen e attesa anche per Christine Lagarde. I terremotati delle Marche sfrattati da hotel fulmine a Ciel Sereno per famiglie con anziani, protezione civile dicono assistiamo spendendo di meno. Oltre 200 persone, secondo gli ultimi dati nazionali, quelle ancora accolte nelle strutture ricettive della regione. Il Comitato 30 ottobre di Tolentino ha scritto che è l'emergenza abitativa e il contributo appunto di autonoma sistemazione e CAS non bastano. Quindi gli albergatori rispondono così chiudiamo, hanno costruito l'ospedale in fiera con dei costi di gestione di 1 milione di euro al mese, i soldi dovevano pur spenderli da qualche parte. Lombardia Gallera dice io in bilico non ho motivo di pensarlo, contro di noi attacchi da chi fa sciacallaggio politico. In un'intervista al giornale l'assessore al welfare parla degli attacchi subiti, qualcuno deforma la realtà, si fermi e poi sottolinea come l'obiettivo ora sia prepararci a un'eventuale seconda ondata. La regione ha già pronto un piano. 'Ndrangheta in Brianza e nel Comasco 20 arresti, affari in droga e servizi di sicurezza dei locali. Gli indagati, 21 italiani e un serbo, appartenevano tutti alla cosca locale di Seregno che era molto vicina alla famiglia vibonese. Cristello utilizzano il loro cognome per incutere timore sulla popolazione della zona. 'Ndrangheta, boss e mogli di detenuti al 41 bis con il reddito di cittadinanza, 37 denunce in Calabria. I percettori irregolari sono stati denunciati alla procura di Palmi dai carabinieri di Gioia Tauro nell'operazione Jobless Money. Le violazioni sono emerse dopo che le istanze di richiesta sono state incrociate con i dati acquisiti, con le informazioni presenti nelle banche dati in uso alle forze dell'ordine. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli intervengono per spegnere un incendio e scoprono un marocchino latitante. È stato un principio di incendio scoppiato in un appartamento di via Celano, appunto a Napoli, ad incastrare un 36enne di origini marocchine. I carabinieri della caserma di Napoli e Borgo Loreto, insieme ai vigili del fuoco, hanno domato l'incendio e identificato la persona che occupava l'abitazione. De Magistris sul ritorno turismo, dice De Magistris appunto sulla gestione emergenza, e De Luca dice stiamo lavorando su un'attrattività forte quest'estate. Lo spiega appunto il sindaco in un'intervista a proposito delle elezioni in arrivo, ha detto entro una settimana deciderò cosa fare. Il sindaco partenopeo Luigi De Magistris è intervenuto stamani ai microfoni del Mattino di Radio 1 spiegando ai radioascoltatori lo stato della città nel dopo lockdown per il coronavirus. Napoli ha ripreso a vivere molto rispetto ad altre città, sono state le parole del primo cittadino. C'è energia, c'è voglia di ripresa, ci sono lacrime, sofferenza, assenza di liquidità, saracinesche che non si aprono, ma anche voglia di mettere in campo creatività per costruire un'estate sicura dal punto di vista sanitario, ma anche dell'attrattività. Notizie da Treviso e dal Veneto. Ospite positivo al coronavirus, proteste alla caserma degli immigrati a Dosson, attimi di tensione alla Serena, dove sono arrivati anche polizia, carabinieri e il sindaco. Reddito di emergenza, un flop nella Marca, chiedono aiuto solo 1.200 trevigiani, lo strumento di sostegno alle famiglie prevede 800 euro per 2 mesi consecutivi. La CISL ha detto che i requisiti sono troppo stringenti, una misura poco efficace. Aiuto, salvateci, poi la morte atroce, sono bruciate vive in casa con le finestre sbarrate. Franca Fava e Fiorella Sandra, con problemi di deambulazione, vivevano al piano terra. C'è stata poi la fuga e la salvezza per Sergio Miglioranza. Boom di adesione per i centri estivi del Canoa Club di Silea. Il progetto inizierà presso la sede di via Borin 48 a Silea il 15 giugno e continuerà per tutto il mese di luglio con orari abbastanza flessibili dalle 7.30 fino alle 17.30 per aiutare le famiglie che lavorano.
Malattia incurabile, sindacalista trevigiano, muore a 64 anni. Dario Guidolin è mancato all'affetto dei suoi cari mercoledì 10 giugno. Segretario della Lega SPI CGIL Ariese Pio X lascia la moglie Paola e il figlio Luca. Venerdì si svolgeranno i funerali. Notizie da Friuli Venezia Giulia. Smantellato traffico internazionale di cocaina ed eroina. Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. È in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria contro il sodalizio criminale dedito al narcotraffico internazionale di cocaina ed eroina condotta dalla Polizia di Stato a seguito di articolate indagini dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Trieste. Ragazzina non rientra a casa, scattano le ricerche a Sgonico a dare l'allarme appunto ai familiari preoccupati per la sua prolungata assenza. Sono ore di ansia a Sgonico per la scomparsa di una ragazza minorenne. Appunto in mattinata, dopo che i familiari preoccupati per la prolungata assenza della giovane hanno lanciato l'allarme, sono subito state avviate le ricerche. I vigili del fuoco del comando di Trieste hanno allestito la base operativa per le ricerche in corso nella zona dei boschi di Sales a Sgonico, dove sarebbe stata avvistata l'ultima volta la giovane. Si sente male alla guida, muore nella sua auto, nulla da fare per un 55enne di Chiastion di strada, trovato senza vita nella notte lungo la provinciale a Talmassons. Malore fatale quindi alla guida nella notte lungo la provinciale 65. Un uomo di 55 anni di Castion di strada è riuscito ad accostare l'auto dopo essersi sentito male, poco dopo il decesso causato con ogni probabilità da un problema cardiocircolatorio. Tetto danneggiato dal maltempo, intervengono i pompieri a Spilimbergo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le tegole pericolanti che rischiavano di cadere in strada. Continuano gli interventi per risolvere i danni legati all'ultima ondata di maltempo che ha duramente colpito anche il Friuli occidentale. Ieri una squadra dei vigili del fuoco di Spilimbergo, supportata dall'autoscala proveniente dalla sede centrale di Pordenone, si è recata in via 20 settembre per la messa in sicurezza del tetto di un'abitazione di 3 piani. Incidente a Sacile, soccorso una donna incinta, scontro tra due auto tra via Canova e via dello Stadio, la signora che è stata accompagnata in ospedale per precauzione. Nel tardo pomeriggio di ieri, la prima partenza dei vigili del fuoco è intervenuta per incidente tra due auto a Sacile, all'incrocio, come dicevamo, tra via Canova e via dello Stadio. I pompieri e il personale sanitario, arrivato con l'ambulanza da Sacile, hanno prestato le prime cure ai quattro occupanti dei veicoli. Bene, cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.